Bello! Esisto ancora, non ho fatto il video dei preferiti di marzo. Immagino tornerò direttamente per il video dei preferiti di aprile. Come state? Io come al solito vi aggiorno brevemente su quello che ho fatto, cioè niente. Sono stata in Italia il mese scorso, come vi avevo detto, al battesimo di mio nipote, è andato tutto bene. Tutto bene, nel senso mio nipote è bello, cresce, eccetera, eccetera. E basta, niente di nuovo all'orizzonte. Sto indossando il color drama di Maybelline, che è uno dei miei preferiti. E basta, oggi farò un video che non ho mai fatto, anche perché io borse di lusso non ne compro mai. Allora, quest'anno io compio 30 anni a fine luglio e nella mia mente io voglio spendere dei soldi per me stessa, comprarmi una borsa super costosa, comprare tutti i trucchi che voglio, fare questo, fare quest'altro. Quello che faccio è solo spendere soldi perché appunto ho 2 settimane di ferie per il mio compleanno, ma viaggiare lo so che sono pazza, ma non mi piace, mi stressa, non mi so organizzare, non ho la compagnia, non voglio viaggiare da sola, sudo, mi secca camminare, a me viaggiare non piace. Lo so che è strano, ma non ci posso fare niente. Quindi ho queste 2 settimane di ferie pensando andrò da qualche parte. E sono certa che non andrò da nessuna parte. Comunque, bando alle ciance, arriviamo a questa cosa. Io ho comprato questa borsa. Non l'ho comprata al negozio perché è un colore che non fanno più. Pensate che ce l'ho da un mese e ancora non l'ho aperta. Chi è quella persona che compra una borsa e la tiene per un mese imballata? Io. Dunque, avevo già fatto un acquisto da un gruppo di Facebook che si chiama Pink Corner, non so chi di voi lo conosce. Avevo comprato anni fa la mia borsa Prada, che non uso mai. Come buttare i soldi, infatti, avevo anche pensato di rivenderla. Questa volta ho trovato questa borsa che in realtà volevo prendere in nero. Dopo aver visto varie recensioni su internet, perché mi piacciono le borse a tracolla piccole, ma per me devono essere abbastanza capienti da farci entrare, non so, un mini ombrellino, una mini bottiglietta d'acqua, nel senso che non penso che riuscirei a spendere soldi per una borsa piccola, ma tanto piccola da essere quel classico portafoglio, come si dice, wallet on chain. Non credo che potrei mai spendere, per esempio, 1.000 pound per una borsa dove non c'entra niente. Quindi ho comprato questa borsa, che come vedete dal titolo già sapete qual è, e che io so qual è, ma non ho mai visto, dato che appunto il pacco è chiuso. Quindi farò questa cosa dello spacchettamento perché va tanto di moda, perché non ho fatto il video dei preferiti e quindi pubblico un video di mezzo, e perché non lo so, così almeno chiacchieriamo, ve la faccio vedere, io penso quando mai io farò un acquisto simile di nuovo, anche se vi dirò. Con i miei risparmi, oh my gosh, con i miei risparmi di tutti questi anni, in realtà io ho pensato, ma magari per i miei 30 anni mi potrei regalare una Chanel, ma non so se in realtà nella mia vita farò mai un acquisto simile da, boh, 5.000 pound, forse è un po' troppo, anche se con una borsa simile almeno sarei certa. Che non ne comprerei più altre, perché quella è una classica, è nera, è grande abbastanza, il modello che piacerebbe a me, magari potrei stare a posto per sempre così e quindi spendere un mare di soldi, ma non comprare mai più borse, cosa che forse potrei fare. E 30 mi sembra un numero buono di anni, perché intanto sono ancora viva, alla fine. Cioè, sembra brutto da dire, ma c'è gente che a 30 anni neanche ci arriva, quindi non lo so. Magari potrei celebrare così. E non sono appunto una di quelle che dice io i soldi me li spenderei per un viaggio al posto di una borsa, perché a me piacciono le borse e non i viaggi, per esempio. Dunque, ecco qua, questa ragazza me l'ha imballata veramente bene, lei mi aveva anche detto mi raccomando non usare oggetti contundenti che sennò puoi rovinare tutto, la scatola è. Però è veramente imballata benissimo, le ho anche detto che volevo fare un video, lei non mi conosce né niente. Le ho anche detto, ah comunque questo gruppo su Facebook è veramente, veramente affidabile, collaborano credo anche con il VG, che non mi ricordo cosa significhi, comunque che è un altro gruppo di quelli che fanno le autenticazioni, nel senso è un gruppo molto molto affidabile,
non fanno i pacchi e queste robe qua. E in ogni caso si risparmia un po' quando si compra una borsa, perché si risparmia. Difatti io questa l'ho pagata un po' meno di quanto costa il negozio, ma appunto questo colore neanche c'è più in negozio. Ora, io non nego di essere una persona pazza, per cui potrei io benissimo comprare questa borsa, non usarla, aprirla, eccetera, non usarla mai e rivenderla, perché io con la Prada, che ancora non ho venduto, ho fatto così, l'ho comprata, quella l'ho usata, 3 volte forse in 5 anni, e ora io ogni tanto la tiro fuori dalla dust bag e penso che bella, mai usata. Quindi penso che questa potrebbe fare la stessa fine. E per questo sarebbe meglio comprare probabilmente una borsa senza tempo come una Chanel, perché uno, se te la vuoi rivendere, la puoi rivendere tanto quanto l'hai pagata, non vai a perderci nulla, e due, perché comunque comprare borse di stagione, non so, lascia il tempo che trova. Questa, ta-da! Allora, questa è di stagione, ma non di una sola stagione, nel senso che comunque già si usa, credo, da un paio d'anni, forse anche di più, e credo, spero, si userà almeno per un altro paio d'anni. Però non è una borsa di quelle che durano 30 anni, ecco. Cioè, anche se la qualità è buona, credo che perderà valore e anche proprio moda, nel senso non sarà più fashion tra un po'. Quindi fatemela aprire. Aspetta. Non capisco neanche come si possa aprire. Oh. Oh. C'è della cosa. Ehi, cos'è questo? Io butto tutto nello stendino dei vestiti. Ma c'è un regalino, non capisco. Allora, prima vi faccio vedere questa. Comunque, non lo so, sono belle esperienze queste. Non sono... Devo dire che non sono un amante degli unboxing su internet, perché, cioè, alla fine devi solo spacchettare una cosa. Però è una cosa che mi capita così mai che lo volevo fare. A parte che resterà un ricordo anche per me in ogni caso. Quindi... Quindi qua ci sono tutti i cartellini vari che non sto a guardare né a fare vedere a voi. Qua c'è un altro, non so cosa sia, vediamo. Ah, va bene, la ricevuta di quanto lei pagò la borsa ai tempi. Per cui devo dire che ho anche risparmiato, effettivamente. E questa è la dust bag. Dagli unboxing che avevo visto su internet, credo che abbiano cambiato adesso la dust bag con le nuove collezioni. Credo che adesso sia bianca e che la scritta Gucci sia tipo cucita solamente con un'etichetta. Non ne sono certa. Non lo so, questa è molto carina. E qua... Ah. Oh mamma mia, sono felicissima, penso. Ta-da! Ho aspettato un mese per aprirla, credetemi che sono veramente, veramente felice. È stupenda. Forse sto per uscire e la indosserò adesso in questo momento. Wow. Wow. Ok. L'altra colla è abbastanza lunga, decentemente. Non so come farvela vedere. Arriva ai fianchi, è molto molto leggera, molto. La cerniera scorre bene. Oh mamma mia, proprio stupenda. Qua lei me l'ha impacchettata tutta, aspettate che tolgo le cartazze. L'interno è tutto in cotone, tipo in una specie di tela cotonata. C'è una taschina e un'altra taschina da questo lato. Ed è... Mamma mia, è stupenda. Allora, me l'immaginavo forse peggio, non so perché. Però è bellissimo, il colore è bellissimo. Che è il colore peonia, che appunto adesso non fanno più. E appunto quello che io dicevo è, una volta che devi spendere tanti soldi, questa comunque è l'altra colla,
la fibietta. Una volta che devi spendere tanti soldi, quantomeno deve essere capiente abbastanza per mettere a punto quello che io dico sempre qui in Inghilterra, è una mini bottiglietta d'acqua e un mini ombrello, perché l'ombrello non si sa mai. E quindi niente, quindi questo è il mio nuovo gioiello. E adesso vorrei vedere questo pacchettino. Ma che carina che è stata! Oh, sono molto felice. Allora, c'è un bigliettino che magari per la privacy non vi leggerò. Oh, grazie. Non faccio neanche il suo nome perché non credo voglia essere nominata, però se guardi questo video, grazie, grazie. E vediamo un po' che cosa c'è qui. Wow! Veramente non me l'aspettavo. Allora, c'è un bronzer. Oh, lo dovrei aprire perché è imballato. Un bronzer di Sephora con il fattore protezione 15. Allora, vi dirò che io ho solamente una terra tipo di 7 anni fa, quindi questo veramente, veramente gradito, finalmente la posso sostituire. Oh, un campioncino di Glam Glow, trattamento detergente duale Power Matte, di cui ho sentito tanto parlare di questa Glam Glow, ma non l'ho mai provata. Poi un ombretto rosa di Kiko. Oh, guarda come matchano bene. Ragazze, forse è il giorno più bello della mia vita, di questo mese sicuro. E poi una matita per gli occhi di Kiko in nero. Grazie. Allora, intanto non mi aspettavo anche un pacchettino con dei regali, quindi grazie mille. E poi basta, sono stra felice. E quindi niente, vi lascio, vi saluto. Grazie a te che mi hai venduto la borsa. E ci vediamo presto. Ciao.